Ciao e benvenuti in questo nuovo video, sono Federico, alle mie spalle il Sile, il fiume di risorgiva più lungo d'Europa. Oggi andrò a fare una ciclabile che mi porterà da Treviso a Jesolo, sono 52 km, attraverseremo anche il parco regionale del Sile e sarà un percorso veramente affascinante in mezzo alla natura. Andiamo a vedere questa pista ciclabile tra le più belle del Veneto, seguitemi. Alle mie spalle il cimitero dei Burci, imbarcazioni che utilizzavano per percorrere il Sile. Percorso che lascia a bocca aperta, partiamo dal centro di Treviso per raggiungere il cimitero dei Burci, Casier e proseguire sempre in mezzo alla natura. Primo tratto asfaltato, troviamo anche un tratto di strada bianca sterrata ma ben battuta, quindi comodissima e ombreggiata. Oggi è nuvolo, però nelle giornate di sole sono veramente eccezionali questi alberi che rendono il percorso piacevole anche nelle giornate più calde. Le indicazioni che andrò a seguire oggi sono indicate sui cartelli marroni con la scritta E4. Possiamo anche trovare l'indicazione Munchen Venezia e in alcuni tratti andremo a incrociarci con le due verso la fine della tratta, gli ultimi credo 15-20 km. Ama andare in bici, c'è anche la possibilità di fare Spinetta a Treviso, trovate il video qui nel canale, o per chi è un cicloturista fare la Monaco Venezia. Questa ciclabile Greenway è un tratto di quel ciclovia. In Veneto ci sono più di 5500 km di piste ciclabili, quindi ne abbiamo da pedalare, però questa è veramente meravigliosa. Del traffico, anche il percorso per arrivare al mare fa parte di una stupenda esperienza e eccolo a voi.
Se avete dei dubbi, in moltissimi pali trovate questa indicazione, seguite sempre la freccia e non sbaglierete mai strada. Finita la giornata, faccio un piccolo tratto su una strada poco trafficata con delle ciclabili cittadine che mi porteranno a vedere il mare. Straordinaria la città, unico appunto, forse un paio di chilometri al 18° chilometro dall'inizio da Treviso. Comunque tutto il resto è veramente perfetto, un'ottima manutenzione. Arrivato a Jesolo, immerso nella caotica città turistica, adesso mi appresto a tornare. Se il video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto e se non volete perdervi i prossimi video, a presto da Federico. Ciao!